Salve a tutti ragazzi, siamo tornati su Resident Evil 7. Nello scorso episodio avevamo ucciso Margaret Baker, la seconda nostra vittima di questa famigliola. E adesso siamo giunti qui, in questa casa abbastanza terrificante. E il nostro obiettivo è appunto trovare gli ingredienti del siero. Staremo a vedere quale palle si muovono solo. Sole, si muovono. Andiamo avanti. Aveline, infatti, è la bambina. My family, my family. Cose graziose, diciamo. Solo la location. Penso che sarà proprio la più terrificante rispetto a cosa diciamo ci avevamo lasciato alle spalle negli scorsi episodi. C'è il peluche con il lama che ha la dondola che si muove solo, ok. Niente, andiamo avanti. Che abbiamo qui? Se già iniziamo così, non lo so che succede. C'è sempre questa melma. Tutta la faccia, c'è qualcosa che non va in lei. Se l'ha capito. Si sta capendo, sta capendo. No. Stai alla larga. Cioè, ma l'avete visto, no? Ma come facciamo ad andare avanti? Come si fa ad andare avanti così? E ho il volume al massimo, eh? Non ho abbassato il volume, anzi niente. Cioè il gioco lo gioco bene o no? O niente. Questo che cos'è? Ci sta indicando qualcosa. Che cosa è successo? Che cosa dovremmo fare? Qua c'è un foro. Cosa c'è? Allora, vediamolo di nuovo. Allora, qua c'è la casa. E ci stai a indicare in basso, no? Ah, qua sarebbe il letto, appunto. La casetta questa qui. Ci dovrebbe essere qualcosa qui, no? Ops. E questo che cos'è? No, già vedevo qualcosa di strano qua. Mi sta piacendo. Braccio serie D. Abbiamo trovato il braccio. Braccio di Voldemort. Oddio, forse ci siamo. Ma che cos'è sta cosa? Braccio serie D. Ma di chi è anche se? No. Ma è la bambina. E che dobbiamo fare? Non voglio girare. Scomparso. Cazzo, no.
ma dovevo fare. Ma dovevi fare. Sento rumore, saranno altri, saranno mosti tutta la mappa, sicuro. Sicuro, sicuro. Che dobbiamo fare? Ci equipaggiamo. Fucile a pompa, no? Qua moriamo se no. La vedo dura. Sta proteggendo il braccio. Ci sta lanciando sotto questi mostri. Addosso. Ma noi non molliamo così facilmente, eh? Siamo usciti dalla zona del diavolo, diciamo, va. È difficile immaginarne l'utilizzo, direi che dovremmo fare. Allora, dopo questo non possiamo fare niente. Non abbiamo niente da fare. Non abbiamo niente da fare. Andiamo avanti, cioè. Ah, un po' di prima. Ok, siamo arrivati in questa specie di scrigno. Serie D, nervo periferico e nervo encefalico. C'è sempre Voldemort. Dobbiamo fare? Sta mano davanti è squillato. Ok. Sì, ecco qua. Riusciremo a creare il siero con queste cose? Siamo alla roulotte. Vediamo chi ci aspetta. Ci sta chiamando ancora. Dove diavolo sei, eh? Io. Niente. Ci serve la testa. E ce l'hai. Questo aiuterà me e Mia, no? Ehi, amico! Pensavo dovessi saperlo! Per Zoe è arrivato il momento di una bella pausa caffè. Lei e Mia sono qui con me. Catturato. Stanno tenendo compagnia, diciamo. Ora lasciale andare, A ok? A posto che ti siamo. servono? Queste sono questioni di famiglia, Ethan, e tu non ne fai parte, mio caro. Mi sono spiegato? Ormai sono qui. Comunque, se ti serve una testa, sentiti pure libero di venire qui quando vuoi e io te ne darò una. Ma sappi che prima dovrai partecipare a un semplicissimo gioco che ho preparato per te. Solo per te! Di che gioco parli? Oh, so che non stai nella pelle, ma tranquillo, non andrò da nessunissima parte. Molto bene, come prima cosa, partner, ti conviene dare un'occhiata dentro al frigo che c'è nella roulotte. Fanculo, crepa! Che c'è preparato di E buono? dai, su, avanti! Non devi fare così. Dopotutto puoi divertirti anche tu. Allora, guarda dentro al frigo! Mamma mia. E vabbè, questo che non mangio da quando è arrivato qui, quindi. Come vedere. Che cazzo è? Che cos'è? Ma io si vede aspettando. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nella stanza delle dissezioni. Ma ci andiamo ora, che dobbiamo fare? Siamo obbligati. Ma intanto lo salviamo. Salviamo
Salviamo. Ok. Dovremmo essere nella... No. Questa ti spunta così. Forse sta pure guardando. Guarda qua. Non vorrei che questa sarebbe l'ultimo boss. Quello che diciamo gestisce un po' tutta questa cosa, no? Che è successo? No! Che cazzo! Ma non l'ho vista perché l'ho risolto. Che ha fatto saltare in aria, sto schifoso. Sto schifoso. Affanculo. E allora? Sì, siamo proprio nella giusta... nel giusto percorso siamo, infatti. Sto già da comporsi. Non abbiamo niente. Allora. Abbiamo qua. Ah. No, no. Ok. Che schifo è. Ah, è schifo. Ci stai infilando. Il braccio va dentro la testa. E ancora non stavo mirando. Chiama serpente. Va dentro il capo di questo. Quel bel regalino aiuterà te a trovare le tue schede. Senza quelle non potrai entrare alla festa. Mi dispiace tanto. Ti devi guadagnare la pagnotta, Ethan. No, quindi abbiamo le... un altro. Due sono. Ostia. C'è. Un altro ancora. Poi. Questa porta, la prima, più vicina. Aspetta, sbagliato. Ok, questa. Che abbiamo? Ma ci curiamo. Ah, siamo tornati appunto sopra. Se pure qua sono arrivato. Sono arrivato pure qua. Pure qui sono arrivato, perfetto. Sono in mare, siamo. Oh. Yes.
siamo senza munizioni, guarda. Siamo senza munizioni, fregati. Eccola, qua ce n'è una. Infatti già sospettavo quella qua sopra. Mi ha ricordato chi è. Che abbiamo? Sempre lei. Sempre lei. Cioè, guarda che c'è. E non si può fare niente, non si può ammazzare. Ci pare magari male. Non so. Jack entra nei Marines. Tra chi bied? Niente, questo ce la dovevamo accollare per tutto il gioco. Vediamo. Il mantello. Non c'è niente. E qui. La stessa ora degli altri orologi. Ce n'è qua altri orologi. Qua che abbiamo? Ah, penso che l'abbiamo preso, no? Abbiamo preso tutto. Vabbè, si vede anche di qua. Sopra una. Non saprei. Dovrebbe essere sempre in quella stanza, in quella casetta sopra dove c'era la bambina. Niente, qua ci riprenderemo dopo, mi sa tanto, eh. Andiamo a vedere gli orologi. Dove sono? Se sono gli altri orologi, ok, andiamo a vedere questo qua. Che ore sono qua? Le 10 e un quarto, ok. Facciamo prima di andare indietro. 10 e un quarto. Abbiamo qui? Dovete si chiudere, dove stanza segreta? Qui qualche arma buona. Qualche arma rara. Cos'è un cervo? Un toro? Capito, peso. Scheda rossa. Facciamo? Sì. Dobbiamo curarci. Ma cosa dobbiamo fare? Allora, guarda che c'è qua. Ah, siamo tornati nella sala di sezione. Niente, dopo un secondo queste cose del borsello, perché facciamo abbastanza piani. Prendiamo sta benedetta scheda rossa. Penso che ce ne serviranno anche altre questa. Niente ragazzi, siamo morti. Miserevolmente. Dobbiamo ammazzare questi due qui.
Oh, ce n'è tre. Dobbiamo raggirare per forza. Ma non si chiude il posto. Ok, raggiriamo. Ciao ciao. Non so che non ce n'è, mi dispiace. Anzi, siete fortunati. Siete vivi. Ok. Fortunati. Niente, prima di uscire vediamo se c'è qualche altra cosa da prendere. Poi andiamo a mettere questa scheda. E infatti qua ce n'è un'altra ancora. Aspetta, qua ce ne sono due. Due porte. E qui. Questa location. Questa è. Dovrebbe essere veramente la stanza della bambina. Quando stava bene, forse. Sì. Ok. Oliver continua a prendermi in giro, sei tutto matto, dice. Ho detto una bugia a Oliver, gli ho detto di venire a casa per anno. Poi l'ho chiuso nell'attico con il telecomando. Il telecomando, che cos'è? Piangeva quasi tanto farmi uscire Lucas. Ho modificato il telecomando così Zoe, la scema, non può infilarsi nell'attico. L'ho unito a uno di miei... Ma fai nella mia dimensione? Non lo troverà mai. Che abbiamo qua? Oh, come dire, poi terzo corso di ingegneria per Giove. Una mente malefica, diabolica, diciamo, va? Che abbiamo? C'è niente, niente da prendere. Strana sta stanza, bottone. Che abbiamo? Ho scantinato nascosto. Oliver finalmente ha smesso di urlare. Ma vuoi il vostro picchiare dall'alto? C'è troppa puzza, c'è stato lì con il soffitto. Comunque visto che vedi un altro conto fa. Sempre più strano si sta facendo la faccenda. C'è nient'altro? No? Cos'è sto rumore? Integratori che non ci fanno male. Ok, saliamo, abbiamo messo da sopra. Se la vedo veramente brutta qua. Cioè, in questo gioco c'è Sov, c'è la bambola assassina, ci sono tutte cose. La vecchietta. Riproduzione cucina. Siamo qui. Che ci siamo, li utilizziamo questi? Non si possono mettere. Lascia giocare. Cosa abbiamo? Contratto d'opera di rinnovo. Jack Bag, il cliente, ditta Trevor. Che GTA 10 novembre. Descrizione dei lavori di stazione di una porta per... con il di ombre nel salone. Quella che abbiamo giù. Il fucile. Buon compleanno. E come facciamo a mettere tutte queste cose qua? Io non lo capisco. Cioè abbiamo poco spazio. E qui che abbiamo? C'è. E questo cos'è? Scheda blu. Ovviamente noi... Certo, per prendere si vede che però... qualcosa servirà a qualcosa prima o poi, no?
Dobbiamo buttare qualcosa. Già un dipinto intitolato Giudizio, raffigura una donna inginocchiata di fronte a una folla. E questa che fa? Non la prendiamo, dobbiamo prenderla per forza. Allora, vediamoci questa cosa in mezzo ai piedi. Niente. No, non c'è più niente da prendere, perfetto, abbiamo messo tutto. C'è qualcuno che spunta dietro? No, niente. Ci siamo scampati. Abbiamo scampato. Non possiamo nemmeno buttarlo. Possiamo buttarlo. Niente. Andiamo a vedere un po' cosa dobbiamo fare. Abbiamo tutte e due le scale, quindi possiamo andare fuori. Ci sta chiamando. Sarà quello. Judas. Vediamo. Entrare alla testa. Non arrivare tardi. Fammi parlare con Mia! No, 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 amico! Devi farti vivo prima! Non ti sarai per caso dimenticato dov'è la festa, vero? Entra passando dal giardino. Avanti, amico! Ti aspettano tutti quanti! La festa. Va bene, la festa viola, adesso non ci andiamo. Non ci devo mandare. Facciamo svagare un po' per tutto. Cazzo! Un po' di storia questo gioco. Lo sto iniziando a capire ora. Un altro ancora. Sì, ma che cazzo fa questo gioco? Ma guarda qua come vola! Un paio di cose, possiamo.